Si è tenuto giovedì 5 novembre al Teatro delle Muse di Ancona il convegno dal titolo Città, Paesaggio e Territorio, Nuove Politiche per le Marche, al quale hanno partecipato il dirigente generale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Fabrizio Barca, il presidente dell'Istituto Nazionale Urbanistica, Silvia Viviani, e il dirigente urbanistica e paesaggio della Regione Marche, Achille Bucci. Al centro del dibattito la qualità paesaggistica, valore identitario e strumento di sviluppo delle aree interne, il sistema urbano della nostra regione con i nuovi fenomeni che lo interessano, dalla dismissione di parti di città in seguito alla crisi fino all'emergere di aree di tipo metropolitano e l'adattamento ai cambiamenti climatici. Fabrizio Barca è ex ministro della coesione territoriale, oggi dirigente del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha promosso il progetto Aree Interne ed è autore di alcuni saggi e documenti di programmazione, come ad esempio il cosiddetto rapporto Barca sull'utilizzo dei fondi strutturali, redatto per la Commissione europea. Oggi la Regione ha mostrato ancora una volta la notevolissima attenzione alla necessità di modificare, di adattare il governo del proprio territorio, l'utilizzo degli spazi, l'organizzazione dei rapporti fra la città e le aree interne della Regione stessa ai cambiamenti in atto. Di questo abbiamo parlato, del fatto che questi cambiamenti chiedono e domandano un aggiustamento del territorio perché la qualità della vita delle persone, sia che vivano in alta montagna, che vivano nelle aree interne, che vivano nelle città del mare, possa adattarsi al cambiamento climatico, all'allungamento della vita, al fatto che la domanda di prodotto internazionale si modifica. Questo richiede, oggi si sta discutendo, anche strumenti di organizzazione e di pianificazione del territorio diversi e anche il modo in cui è avvenuta oggi è un modo di consultazione pubblica, cioè non si sta più chiusi in una stanza a disegnare il futuro, ma lo si confronta con gli attori.